C'è un altro omaggio che però non abbiamo ancora fatto, ed è all'inaugurazione che sta per avvenire alla Biblioteca di Alessandria. Se permetti, è previsti 8 milioni di volumi, è una ricostruzione doverosa che manca da Aureliano, 270 d.C. insomma. Il problema è che il monoteismo ci costringe a delle ricostruzioni infinite. Perché se potessimo ricostruire solo una biblioteca di Alessandria, il problema fosse risolto, abbiamo l'esistenza, una vita da ricostruire. Sì, ma c'è una serie anche di imperatori di quel periodo, no? Aureliano, ma poi arriva Costanza, arriva proprio la feccia. Gente non sapeva neanche scrivere il suo nome e cognome, insomma. Penso che Giuliano Apostolo sia stato un intellettuale a livello di Socrate rispetto a loro, perché era effettivamente un genio. Arriva a dei personaggi che non hanno non solo cultura, ma che i libri servono soltanto catastraccia, insomma, cioè più o meno vengono distrutti, annientati, bruciati, disprezzati proprio. C'è l'annientamento di tutta la cultura, quello che è stata la cultura antica, ma con tutto quello che comportava. Adesso hanno fatto un sacco di casino per la distruzione delle statue del Buddha in Afghanistan, no? Giustamente, perché è un patrimonio comunque dell'umanità che è andato distrutto. E però ricordiamoci cosa c'era una volta che ci è andato distrutto, insomma. Il museo archeologico, che ne hanno parlato qualche volta, il museo archeologico di Kabul, che di cui è completamente sparito, cioè che esiste una ricchezza non da poco, il che significa che in epoche ben diverse persone con una cultura diversa riuscivano anche in posti che adesso vengono considerati terzo mondo a costruire veramente qualcosa di incredibile, insomma, perché se voi vedete, io ho avuto l'occasione di vedere varie fotografie delle produzioni artistiche prima dell'invasione islamica, c'è veramente da meravigliarsi della capacità di quelle persone, e che dopo tutto questo non rimanga nulla, lo dobbiamo non alle capacità delle persone, ma alle religioni monoteistiche che hanno dato questa impossibilità alle persone di realizzarsi. Che poi alla fin fine non è che quello che hanno realizzato queste popolazioni sia andato perso, perché ci sta attorno a noi, cioè ci circonda, ma noi siamo più poveri perché ci manca quella forma. Ci manca i loro occhi con cui guardavano il mondo, cioè siamo privati della loro visione, del loro modo di interpretare il mondo, che è fondamentale, capisci? Ma difatti esiste un'opera che forse dà la dimensione di questo, è un autore russo che si chiama Dmytro Merezkowski, che ha scritto vari libri sulla guerra tra il monoteismo, tra il cristianesimo e il paganesimo. Ha scritto appunto La morte degli dei, ovvero Giuliano Imperatore, e ha scritto un altro libro che si chiama appunto La rinascita degli dei, ovvero Leonardo da Vinci. E c'è appunto in questa opera La rinascita degli dei, ovvero Leonardo da Vinci, in cui appunto lui c'è un credo che si chiama La diavolessa bianca, e racconta nel momento in cui, durante uno scavo archeologico, viene scoperta una statua di Venere. E allora lui va a descrivere i comportamenti delle persone, allora subito si nota il parroco, che sono le campane, chiama tutti quanti i fedeli, il gregge, perché dice che è un'opera del demonio e va cancellata. Dall'altra parte abbiamo chi cerca di difendere materialmente questa statua racchiudendola in un castello. Dall'altra parte abbiamo chi ne rimane sconvolto e stupito nel vedere questa opera e non riesce neanche a toccarla. Dall'altra parte abbiamo Leonardo da Vinci che si getta sopra e cerca di prendere tutto quello che gli è possibile da questa statua, da questa perfezione, cerca di misurarla, toccarla, capirla, perché si rende conto che i cristiani la distruggeranno e che lui deve conservare quello che è stato il passato. E logicamente il monoteismo ha cancellato moltissimo del passato. C'è rimasto poco, quel poco è più che sufficiente per ripartire. Si può ripartire però solo se il nostro animo è capace di ripartire. Certo, perché siamo uomini, cioè solo per questo, però non sarà più quello che era prima, cioè tutti i percorsi sia religiosi, sia etici, sia emozionali, sia psichici, sono andati completamente perduti. Noi abbiamo la possibilità di ricostruirli prendendo anche esempi, storie e leggende antiche, però non è più la stessa cosa, no? È quello anche che andiamo avanti a ripetere ormai da anni. Ciò che sarà il futuro non sarà più ciò che avrebbe potuto essere se. Ciò che avrebbe potuto essere se è morto e c'è un altro futuro che va ricostruito, e questo dipende solo da noi, da ogni singolo noi, cioè ogni singola persona è fondamentale, è importantissima. Se non dice mi da solo cosa posso fare, no, una persona da sola può scuotere le colonne del cielo,
E per cui fate un po' voi, se siamo 1000 persone che scuotono le colonne del cielo, che razza di tremasso che mettiamo se una persona riesce a fare tremare? Per cui ricordatevi sempre questo, il futuro è tutto da ricostruire, il passato ce l'hanno distrutto, qualcosa si può conservare, qualcosa recuperare, basta. Va bene, in gli orfici va, profumo di era, racchiusa nei grembi ceruli, aeriforme, era di tutto sovrana, beata compagna di Zeus, che offre immortali brezze gradevoli che nutrono la vita, madre delle piogge, nutrici dei venti, origine di tutto, senza di te nulla conobbe affatto la natura della vita, perché mescolata all'aria santa è tutto partecipi, infatti tu sola tutto domini e su tutto regni. Agitata sull'onda con sibili d'aria, ma dea beata dei molti nomi, di tutto sovrana, vieni benevola, rallegrandoti nel bel volto. Questino esprime il potere di essere del veggente, che manifesta il suo sentire e il suo intuire come parte integrante dell'essere natura. Riconosce se stesso come parte dell'essere natura, di quel tutto di cui era e partecipe e manifestazione della vita che nutre. Il nutrire la vita è attività di era. Era è l'essere natura, e come tale nutre la vita, e con tenere brezze la porta a crescere. Suo figlio Ares la costringerà a selezionarsi al fine di costruire Era. Era e Giunone sono identificati con la nascita. Una delle figlie di Era è Ilizia, il partorire quale manifestazione divina. L'essere natura e la coscienza di sé Era, è il veggente che scrive questi non è consapevole. L'essere natura è quanto manifesta il veggente, e questi lo omaggia affermando: senza di te nulla conobbe affatto la natura della vita. Solo che il veggente, quando scrive gli inni, si gira a guardare il suo passato e osserva la possenza dell'essere natura e le azioni di Era. Infatti tu sola tutto domini e tutto regni, agitando sull'onda con simili d'aria. Ciò che non distingue è come proprio l'essere natura e la coscienza di Era che si manifesta nelle sue azioni, e il dominio che Era esercita da sua natura altro non è che la determinazione con la quale l'essere natura manifesta se stessa e diventa persistente sulla superficie di Rea e sotto il manto di Zeus l'atmosfera. Vi ricordo che Rea è l'essere terra. Così il veggente vede il vento che diffonde la vita e la pioggia che nutre, osservando in queste azioni manifestazioni divine, divine in se stesse e capaci di generare la vita. L'inno è molto breve, ma descrive la fonte della vita, di quanto ci circonda. Chi mai direbbe che nell'essere vegetale, che nell'essere umano, che l'essere umano tiene nel vaso sopra il davanzale di casa c'è un Dio, e che quel Dio altro non è che la pianta di quel vaso? Osservare il potere di essere dei soggetti della natura che costruiscono loro stessi ci permette di cogliere le trasformazioni, ma osservarne la persistenza della specie, la capacità di adattarsi giorno dopo giorno, ci permette di cogliere il potere di essere della parte femminile della propria specie, la capacità di continuare a costruire anche quando tutto attorno sembra distrutto, annientato. È il potere di essere di Era. Le specie continuano a nascere e ad esistere, a persistere. Nel farlo pongono le basi per la trasformazione futura, per la nascita della qualità. Se volete vedere il potere di essere di Era, guardate le donne di tutto il mondo quando sono costrette a scappare dai carri armati con i figli in braccio. Se non sapete vedere la Dea nei loro gesti e nei loro occhi, allora non sarete mai in grado di cogliere gli dèi che vi circondano, né svegliare il Dio che dentro ognuno di noi spinge per crescere. In quei gesti c'è il significato, infatti tu sola tutto domini e su tutto regni. Davanti ai carri armati si può solo scappare, ma dopo c'è un altro sole che sorge, o altri semi da piantare. Così per gli esseri animali, nonostante la distruzione delle specie, c'è un altro sole che sorge, e forse c'è un'altra possibilità. Umiliata Era, e lei striscerà fra le dune sabbiose dove l'unica pianta ha affondato le radici e dove l'unico scorpione riesce a muoversi nel silenzio che uccide le orecchie. Poi viene la pioggia e un altro giorno, un altro sbocciare, ed Era si ammanta di mille vite ed è la madre delle piogge, nutrice dei venti, l'origine di tutto, che si veste di splendore.
guardiamo la vita che ci circonda, riconoscendo in ogni sua rappresentazione, in ogni sua coscienza, la rappresentazione e la coscienza di Era. E allora, qualunque siano le nostre azioni, non esprimeranno mai il senso del disprezzo. Allora, anche noi potremo dire, Madea Beata, dai molti nomi, di tutto sovrana, vieni benevola, rallegrandoti nel bel volto. Questo è tutto. E scusate se poco. Beh, insomma, di Era, come di tutte le altre divinità, non si dirà mai abbastanza. Nel senso che veramente sono divinità che aprono continue possibilità e danno anche continui esempi e modelli di comportamento, soprattutto sia personali sia esistenziali. E perciò dovremmo sempre legarsi a queste divinità. Beh, io vorrei ricordare alcuni epiteti dati a Era, che sono abbastanza significativi e che potrebbero essere interpretati in maniera abbastanza profonda. Beh, uno ad esempio è chiamata anche Ilizia ed è la madre delle Ilizie, praticamente la protettrice del parto e anche dei matrimoni. È ricordata come la fanciulla e anche come la Teleia, la compiuta, o come che era la solitaria. Certo che per una divinità, come tutte per le divinità, proteggono qualcosa che nasce, qualcosa che deve diventare, qualcosa che deve vivere. Ma oltre che appunto proteggere il parto, proteggono il matrimonio. Il matrimonio è la possibilità di fusione, di congiungere due dimensioni diverse, due realtà diverse, due nature diverse. E di conseguenza sono sempre alla fine un ponte, sono la possibilità di generare qualcosa. Ma non sempre è necessario l'unione, perché le persone sono autosufficienti. E difatti appunto abbiamo il caso anche di Era, che è generatrice di figli senza contributo maschile. E lo stesso lo è per Apollo, cioè per Zeus, appunto, quando crea Atena, cioè nel senso che non sempre questo è necessario, non questo è indispensabile, perché questo significa però che una persona è chiaramente compiuta. Difatti abbiamo una questa caratteristica che dice, sì, protegge i matrimoni, però è considerata anche la compiuta, protegge i matrimoni e i parti, però è chiamata anche la solitaria, cioè termini che in apparenza possono sembrare in contraddizione, ma non sono in contraddizione, proprio perché dicono che ogni uomo è un universo, è a sé stante, ma come un universo ha bisogno di essere in contatto con altre realtà. Significa che una divinità non può essere sola, anche perché un'altra definizione degli attributi Era viene raffigurata dalle candide braccia, ma le braccia servono appunto per toccare le cose, per stringere le cose, per avvicinarsi. Significa che è il strumento più semplice di tatto, di contatto, e significa che se tu descrivi una divinità con le braccia, significa che queste braccia non stanno ferme, ma sono sempre alla ricerca di qualcosa, possono costruire. Significa che non gli basta la loro volontà per edificare, non è sufficiente dire voglio che sia la luce fu, come dice la Bibbia. Sì. Devono avere le braccia, devono agire, devono lavorare sulla materia, non creano la materia dal nulla, trasformano la materia. Il fatto stesso che generano i figli, non mandano lo Spirito Santo a concepire qualche verginella in giro per la Palestina, ma devono essere loro che si fanno genitrici. Come lo fa Era, lo fa anche Giove. Cioè significa che non puoi costruire un qualcosa che è diverso da te, che è lontano da te, e che non puoi delegare la costruzione della tua esistenza o della tua attività nel mondo, non la puoi delegare a nessuno. Di conseguenza, quando costruisci sei certo solitario, però logicamente hai anche la necessità per costruire di essere compiuto, e difatti Era la chiamiamo la compiuta, ma è anche la necessità di trovare chi ti è simile, ed Era protegge sia i parti sia i matrimoni. Di conseguenza, queste definizioni di una divinità che a noi possono sembrare dal punto di vista puramente romantico, se comprese nella giusta dimensione, nella loro completezza, sono sempre un universo che si apre, dei contatti che si allargano, degli orizzonti nuovi da vedere, delle strade nuove da proseguire. Certo che se noi li prendiamo soltanto così come storia inutile, come racconto favolistico, non dicono niente, però pensate appunto Era rispetto al Dio dei cristiani, al Dio dei monoteisti, quant'è la differenza che esiste tra Era e il Dio dei cristiani? Ma quello che mi fa in mente mentre mi stavi parlando, no? È che ci sono due modi diversi di vedere Era, sì? No? Cioè i cristiani dicono Era è la dea di, sì? No? Cioè se è una dea, moglie di Zeus, la dea della natura, del parto, la dea del parto. Allora, voi pensate a
una padrona del parto. Provate invece a vederlo come lo vede un pagano politeista. Ma lei protegge il parto. Aspetta, vediamo come il pagano politeista. Il pagano politeista dice che era è la natura, cioè tutta la natura è era nel suo insieme, e il parto è manifestazione di era, vuoi che era non protegga se stessa. Cioè il parto stesso è manifestazione della divinità. Per cui, quando io sono davanti a un parto, sono davanti alla manifestazione della divinità, che dopo ammazzi quello che partorisce perché non lo voglio proprio, o diceva, questo è fatti mi. Cioè, esatto. Quella, però io in quel momento sono davanti a una manifestazione della divinità. Per questo è la superiorità del politeismo su qualsiasi altro tipo di ragione. Perché ciò che si manifesta sono gli dèi. Sono i nostri occhi che non sanno cogliere che dei, perché? Perché i cristiani ci hanno educato ad essere dei materialisti meccanicisti, esatto. Non so come altro, perché effettivamente non si tratta neanche del materialismo storico, dialettico, che ha tutta un'altra valenza rispetto all'illuminismo, ma proprio il materialismo più bieco, materialismo, cioè non so, proprio la grezza materia, no? Cioè il verbo, la ragione, per cui siamo abituati a vedere le cose in questo modo. Se invece noi cambiamo l'ottica, cambiamo l'angolatura dello sguardo e vediamo nelle azioni la manifestazione degli dèi, vedrete che cambiamo anche il nostro modo di porsi davanti a questo. Cioè non sono gli dèi del paganesimo politista, non sono i padroni di, esatto. Sono la manifestazione delle azioni degli uomini, degli oggetti, del mondo, dei pianeti, di tutto, delle nostre rabbie, le nostre paure, le nostre voglie di crescere, la voglia di star bene, la nostra voglia di far orge. Questo è tutta manifestazione di dèi, questo dovete vederlo. Ma d'altronde il fatto stesso che appunto era, nonostante che protegga i parti, che appunto sia protegga i matrimoni, è chiamata anche la fanciulla, che significa che è sempre nella condizione ottimale dal punto di vista esistenziale di fare questo, di agire in questo senso, cioè nel senso che questa è una caratteristica comune ad ogni divinità, come comune all'uomo, cioè l'uomo nella sua condizione fisica è sempre in grado di produrre pensiero, di produrre capacità, di vedere il mondo, di sentire il mondo, di conseguenza ha sempre le braccia, come ha le candide braccia air. Perciò questa è un'indicazione chiara, cioè pur essendo lei protegge il parto, ha sempre la capacità di essere fanciulla. Infatti in Era non c'è la saggezza matura, no? Una delle figlie di Era è Ebe, è la giovinezza, sì. Cioè e l'esuberanza anche della fisicità, perché la natura, l'essere natura si riproduce attraverso il parto, per cui per selezione ha le sue sfide. Infatti un altro figlio di Era che è Marte, cioè la contraddizione, o ce la fai o non ce la fai, cocco bello, o riesce, o lo storione riesce da su per il fiume arrivare a depositare le uova, oppure cazzacci tuoi, cioè nel senso che i figli di Era sono manifestazioni di Era. Però una delle figlie di Era è la giovinezza, non troverete mai l'antica saggezza che potete invece trovare in Zeus o in altri figli, in altri dei. Perché? Perché l'esuberanza, proprio Era, poi è anche raffigurata in un certo modo, no? Cioè quella che fa figli, cioè, perché l'essere natura si riproduce attraverso i figli, non c'è niente. Sì, beh, poi i figli, cioè, non sono solo i figli dal punto di vista soltanto fisico, ma i figli sono anche i nostri pensieri in un certo senso, cioè nel senso che non vanno visti in maniera letterale, cioè qualsiasi cosa che noi siamo capaci di generare, di produrre e di continuare a portare avanti è sempre la nostra produzione. Perciò se esiste uno spazio che è appunto biologico per quanto riguarda la generazione fisica, lo spazio della generazione dell'esistenza avviene in tutta la vita, e questo appunto continua continuamente, non c'è interruzione in questo. Per cui ricordatevi sempre questa differenza fra il paganesimo politeista e il cristianesimo. Un cristiano quando parla degli dei pagani li parla come il dio di Zeus, è il dio del cielo, ma lo vede come il dio proprietario della, esatto, cosa. Mentre invece un pagano politeista dice il cielo è un dio, perché è vero, io lo respiro, lo vivo in mezzo al cielo, ma il cielo ha anche una sua coscienza, una, esatto, sua consapevolezza, ha le sue strategie di adattamento. Cioè faccio un esempio che lascia il tempo che trova, però può essere interessante anche per capire. Quando mi dicono che la temperatura della Terra sale, però una parte dell'Antartide si sgela e un'altra parte dell'Antartide aumenta il freddo, perché aumenta l'accumulazione per l'effetto dei venti,
esistono delle strategie del cielo, esistono delle strategie da terra, delle strategie dei mari, che si traducono sia anche in effetti fisici, perché hanno i loro effetti fisici, ma hanno una loro persistenza, cioè la loro necessità di esistere e di espandersi, e le esprimono. E chiaramente, se niente volevamo dire semplicemente che esistono due fluidi che vanno in pareggio, benissimo, la terra e la gravità. Noi sappiamo che una caratteristica della terra è la gravità, per cui ne prendiamo atto. Però questo non significa che noi, oltre alla gravità, non vediamo anche le intenzioni della Terra. Se siamo dei pagani politeisti, sappiamo che la Terra fa i suoi progetti. Chiaramente non sei i progetti che fa Claudio. Claudio vivrà quanto? Se tutto va bene, la vita media è 80 anni, diciamo più o meno. La Terra vive 4 miliardi di anni, 5 miliardi, 10 miliardi, ha tutti i suoi tempi per fare i suoi progetti, di Claudio proprio non gliene frega niente. Sì, ma forse può anche ribellare che ci sono troppi monoteisti sopra, che sono le pulci, e cerca anche di liberarsene. Sì, questo è vero. Perché questo logicamente se l'uomo invece di fare l'uomo fa la pulce, diventa anche fastidioso per il pianeta. Esatto. Deve costare anche questo, nel senso che noi non siamo mai slegati, perché logicamente noi dobbiamo pensare che il nostro modo di essere interagisce sempre con le altre realtà. Logicamente, vivere su un pianeta in cui ci sono miliardi di persone che si pensano poveracci in una valle di lacrime, crea una tristezza complessiva. Cioè, e questa tristezza viene percepita da tutto. Logicamente, sai, è come un qualcosa che sottrae energia a tutto quanto. A un certo punto qualcuno può anche arrivare a dire arriviamo a una soluzione finale, eliminiamo una parte di queste pulci, sì, proprio perché alla fine, invece di dare un contributo, invece di vivere, di avere una qualità, alla fine veramente queste vanno a buttare fuori, diciamo, un'aura o un'energia negativa, sì, che alla fine diventa pericoloso per tutto, cioè nel senso che anche le stesse piante che sono in contatto psichico con noi reagiscono in base alle persone. Certo che se tu hai miliardi di persone che vedono nelle piante sono qualcosa come legna da ardere, alla lunga le piante si scocciano un po', insomma, cioè possono anche aspettare alcuni migliaia d'anni, però quando siamo di fronte a questi zuccheri dei cristiani che abbattono le piante per farci i crocifissi, permette che non tutte le piante siano contenti di questo. Ma comunque, oltre a questo, cioè non è semplicemente questo, perché quando noi vediamo gli dèi in un certo modo, consideriamo il mondo fatto da un crogiolo, da un insieme di dèi, e noi siamo consapevoli come pagani politeisti che le nostre azioni, noi siamo responsabili delle nostre azioni, perché ci prendiamo la responsabilità della vita, ma non solo della nostra azione diretta, noi siamo responsabili intanto delle non azioni, cioè di quella volta che avremmo potuto agire e non abbiamo agito. Per cui abbiamo la responsabilità di aver scelto di non scegliere, e in più abbiamo anche la responsabilità di tutti gli adattamenti che il mondo ha fatto rispetto alle nostre azioni. Cioè io non posso pensare come pagano politeista di essere a immagine e somiglianza di un padrone, qualunque cosa faccio e va tutto bene. No, io devo pensare di essere un Dio che agisce in un mondo di dei. Per cui quando io agisco in questo mondo di dei, devo tenere presente tutti i processi di adattamento che faranno gli dei in base all'azione che io ho fatto in quel mondo. Non so se riesco a rendere l'idea, altrimenti grazie a Dio sono. Per cui la nostra visione, anche il nostro modo di porsi davanti alla vita, è completamente diverso dal punto di vista del cristiano. Poi il cristiano è sordo, è inconsapevole alle voci del mondo. Noi invece sentiamo le voci del mondo, per cui sappiamo se la nostra azione aveva un effetto funzionale, ci chiamiamo positivo, ma comunque funzionale alla vita, o ha danneggiato della vita. Cioè noi questo lo sentiamo, per cui noi non siamo separati dal mondo, perché abbiamo un peso ancora maggiore. Sì, ma vedi, un pagano non farà mai nulla per danneggiare l'esistenza, a meno che per errore, certo. Cioè nel senso qualsiasi persona può commettere un errore, ma non c'era mai la volontà. Invece un monoteista fa volutamente qualcosa per danneggiare la vita, certo, l'esistenza, per annientare qualcosa. Cioè non si creerà il problema della cancellazione di un popolo, di una cultura, come di un bosco sacro, perché se voi prima facevamo appunto la battuta sulla legna, sugli alberi visti come legna. Ma io voglio ricordare che esistono studi fatti in Italia sui boschi. Dopo il crollo dell'impero romano, col crollo della popolazione che ci fu, la legna, i boschi venivano tagliati, erano più alti che durante l'impero romano.
Perché? Perché i boschi erano sacri e i cristiani andavano a tagliare i boschi soltanto perché i boschi erano sacri, non perché avevano necessità della legna. E pensate che una simile violenza potrà mai essere perdonata? A parte che non esiste il perdono, ma pensate che quelli miliardi miliardi di driadi amadrei che sono morti e che hanno sofferto per la distruzione dei boschi solo perché erano boschi sacri, perché non c'era la necessità da parte dell'uomo di farlo, non hanno il diritto di vendicarsi verso i monoteisti. C'era Piero Angela che faceva un documentario su Roma, no? Piero Angela, il figlio, e diceva che sono stati tagliati molti boschi per alimentare il fuoco delle terme. Ma sono stati tagliati i boschi per alimentare il fuoco. C'era un intento, c'era un obiettivo nel tagliare i boschi. I cristiani hanno tagliato il bosco perché dovevano distruggere i boschi sacri. Esatto. Cioè solo per questo motivo, cioè la legna restava là a marcire, perché non avevano neanche il diritto la gente di prendersi la legna. Perché era proprietà di Tizio Caio Sempronio. Per cui tenete presente la diversità del modo di porsi. Sì, poi anche sul discorso che tu dicevi appunto del pianeta. Ricordiamo sempre che il pianeta non è creato da un Dio, ma è un'entità stessa, cioè una divinità in se stessa, e che tutto quello che avviene interagisce con l'uomo, cioè nel senso, non pensate che l'atmosfera sia un elemento chimico a sé stante, l'atmosfera è legata al pianeta e logicamente il pianeta ha delle tecniche, delle volontà, ha degli scopi che sono quelli di mantenere la vita. Esiste appunto uno studioso che si chiama James Lovelock, che ha formulato l'ipotesi Gaia, in cui dice che tutto il pianeta Terra è un sistema vivente regolato per mantenere la vita e fa di tutto per mantenere la vita. Certo, se noi non diamo il nostro contributo, non diamo il nostro pensiero, se noi veramente abbandoniamo questo, non può all'infinito, anche perché, torniamo a ripeterlo, noi non siamo isolati. Noi possiamo essere solitari, ma siamo solitari in mezzo ad altri solitari. Siamo in mezzo ad un'altra realtà. Noi possiamo isolare noi stessi, la nostra identità, ma la nostra identità alla fine è un'entità che è collegata al mondo, che è collegata con la divinità. Noi siamo divini. E di conseguenza, questo è fondamentale, dobbiamo sempre concepire quando noi ci rapportiamo con qualsiasi cosa, non come qualcosa che rappresenta un Dio, ma che è un Dio in se stesso. Cioè, molti vengono a dire sì, il sole, il cielo, la luna sono le manifestazioni. No, non sono la manifestazione di niente, manifestano soltanto se stessi, manifestano solo il loro essere divinità. Non sono uno specchio, non sono una raffigurazione di un Dio, sono un Dio nella loro natura. Il fuoco non rappresenta una volontà divina, è una volontà divina, ma è una volontà divina del fuoco, come esistono miliardi di volontà divine. Questo è un cambio di prospettiva che deve essere fatto. Noi siamo abituati a pensare, cioè il monoteismo ci ha costretti a pensare noi stessi come immagine e somiglianza di Dio, e siamo padroni di quello che Dio, il Dio padrone, avrebbe creato. In realtà non è così. Noi apparteniamo all'essere natura e siamo germinati all'interno dell'essere natura, ci siamo trasformati generazione dopo generazione insieme all'intera essere natura nel suo insieme. Non c'è molta differenza fra noi e un albero, la differenza è soltanto nei diversi adattamenti che abbiamo adottato, nelle diverse strategie per costruire al meglio noi stessi, costruire al meglio le condizioni per costruire il Dio che abbiamo dentro. La nostra specie ne ha presa una, l'albero sequoia ne ha preso un altro, l'albero di tiglio ne ha preso un altro, l'albero l'ortica ne ha preso un altro, il quadrifoglio ha preso un'altra strategia, il pesce spada ha avuto una sua strategia, cioè ogni specie ha fatto le sue strategie proprio per fornire ai suoi figli, proprio attraverso Era, perché questa è la reazione di Era, le migliori condizioni per costruire il Dio che cresce dentro di loro. E la nostra specie ha fatto questa scelta. La nostra specie è l'unica specie che ha costruito la ragione della descrizione, perché anche altre specie hanno la ragione della descrizione. Purtroppo nella descrizione siamo diventati prigionieri del Dio padrone, cioè la descrizione, la ragione, il logos, il verbo, ci ha resi prigionieri e schiavi di questo e ci impedisce di percepire il mondo. Però noi dobbiamo essere in grado di uscire da questo, di superare questo, per riuscire a vedere il mondo. Sì, ma infatti appunto una cosa che molto dice che noi siamo la somiglianza di Dio, ma noi non somigliamo a niente, noi siamo solo noi stessi. È il loro Dio padrone che pretende di somigliare a noi, bastardo. Poi non esiste, sono solo loro che raccontano questo. Vuoi che diamo via telefonate? Ma sì, dai, visto che siamo fatti sta chiacchierata oggi. 049-700-700 e 049-700-838. Pronto? Ciao. Ciao. Ciao Claudio. Ciao. Dico che
quello che vediamo attorno, ogni essere è padrone di se stesso. Questo è il fatto. La gravità, io penso che sia padrona di se stessa. Non ha bisogno del padrone che la faccia diventare gravità. È gravità e basta. Un albero è un albero ed è padrone di se stesso. E per tentativi ci siamo arrivati noi come ci arrivano loro, come tutti ci arrivano, per tentativi. Durante il giorno avvengono determinati fenomeni per tentativi, noi andiamo per tentativi, costruiamo, progettiamo per tentativi. Io non credo ci sia uno che ti dica fa questo, fa quello, perché altrimenti avrebbe fatto delle cazzate pazzesche veramente. Cioè tutti i tentativi falliti sono tutti errori suoi allora. Cosa dici? Questo io mi chiedo veramente. Sai che carate pazzesche proprio alla fantossile ha fatto. Ci parlerò con Smilodonte, vediamo cosa ne pensa. Comunque vi ringrazio ragazzi. Ciao. Pronto? Ciao. Buongiorno. Tutto. Posso parlare contro Platone? Due minuti però. Sì, faccio un'altra parola sui miei, basta un minuto solo. Vuol dire questo che va suonare perché tu vuoi avere di quale altro. Dunque, non sono d'accordo come che sta stabilito che lo spirito è unito a materia e non diviso. Perché non so se si è diviso o unito, ma non mi esprimo mia. Dico solo che se lo spirito noanti non seguiamo bene, quando siamo piccoli, non seguiamo bene, non siamo mai questo bene. Vuol dire che quando noi unimo spirito e materia, vuol dire che vogliamo prendere degli altri. Allora, come sappiamo se possiamo prendere? Si droga? Come sappiamo se si droga? Ripeto, io sapevo chi droga la gente e qui si droga gli sui. Ma noi, come facciamo a sapere se la gente si droga dalla natura o si droga da altre forze? Come si fa a stabilire che noi siamo liberticidio dello spirito perché è unito a materia? Ecco il discorso perché non sono d'accordo con Platone, cioè solo definizione. Capito come? Sì. Va bene, ne parleremo stasera allora. Ti hai capito il discorso? Sì, sono riuscito a capire qualcosa. Ciao, perché. Sì, chiarissimo. Buon ciao. Okay, ciao. Pazzesco, sempre meglio. Pronto? 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 Sì? Sì. Sono Sasha. Ciao! Oh, bella. Come stai? Bene. Oh, è difficile prendere la linea. Appena attaccati i telefoni, sì. Lo so. Bella trasmissione oggi. Sì? Mm-mm. Sì, mi è piaciuta. Non ho neanche parlato di preti pederasti. Cosa? Non ho neanche parlato di preti pederasti oggi. No, infatti. No, ma è ammorbante anche parlarne, secondo me. Cioè, poi a un certo punto anche solo pensarli dà fastidio. Poi non lo so. No, ho riflettuto un pochino riguardo certi argomenti che avete toccato, per esempio riguardo il fatto delle traduzioni, per esempio della Bibbia e tutte quei problemi che ci sono stati, perché in realtà appunto interpretare quegli scritti è stato ed è difficile tuttora. Perché molta gente non lo sa, ma in generale a qualsiasi scritto che sia stato fatto, soprattutto da gli antichi greci, molta gente non lo sa, ma molte parole greche, la maggior parte delle parole, dei vocaboli greci, hanno tantissimi significati. Sì. Ogni volta l'interpretazione, la traduzione di un testo risulta difficilissima. Infatti. Quindi non è semplice come sembra. Poi il greco si rifà, molti vocaboli greci si rifanno al sanscrito. È vero. Che è una lingua completamente, quasi del tutto, insomma, dimenticata. Certo. Comunque, quindi non è. È anche difficile, Cosa? È anche difficile. È anche difficile, dice. Ah, beh, sì. No, io so perché c'ho un paio di grammatiche sanscrite. Francesco si è preso un paio di grammatiche sanscrite, ma ci ha rinunciato, ha detto. Beh, immagino, ci sono dei filologi che ci stanno ancora combattendo, quindi. Sì. Non lo so, insomma, che lo studia da una vita. No, è affascinante. Però, cioè io.
mi ricordo quando lo traducevo a scuola il greco, non tanto il latino ma quanto il greco, cioè, tante volte veramente da una versione che riguardava, che so, una battaglia, uscivano fuori storie che non c'entravano assolutamente niente, perché poi cose allucinanti, quindi non è che magari avevano anche senso, però in realtà non era quello che stava raccontando quello scrittore in quel momento. Quindi comunque tutti quei testi che vengono chiamati sacri sono in realtà molto infidi, perché infatti sono stati tradotti in un certo modo, quindi e niente, così. Poi ti volevo dire una cosa, stanotte ho sognato che spiegavo il significato del pentacolo alle che persone. Bello. Sì. Ma le sogni in lista, dai. Sì, vabbè, ma guarda, te lo racconto brevissimo, perché in realtà siccome io lo porto che è visibile, no? Ogni tanto penso qualcuno lo vede, prima o poi lo vedrà e mi dirà ma che è? No? E io penso, vabbè, dirò no, è solo una stellina, non faccio finta di niente. Invece stanotte cercavo di spiegarlo, no? E dicevo, non ricordo neanche se poi il significato che gli abbiamo attribuito, però io dicevo il quinto elemento è la volontà, insistevo, cercavo di spiegare che la volontà era importantissima, non riuscivo a farmi capire. È così. La volontà è fondamentale. La volontà è fondamentale. Sai, è essenziale. Sì, però non riuscivo, era come se cercassi di spiegare che è un, non so, che anche se non è un'essenza, però deve essere espressa, insomma. Sì, prova a dire alle persone io voglio. Mi ha detto Francesco, tu non riesco a sentire. Prova a dire alle persone io voglio, perché è distante i telefoni. E le persone non riescono a capire. Cioè, dire e spiegare a una persona perché io voglio, cioè il senso perché io voglio una cosa, e le persone non riescono a capire, dice Francesco. Non so, forse perché tante persone dicono io voglio, cioè vorrebbero avere, però forse dipende, no? Forse sì, perché vogliono avere, non lo so. Spero tu. Casomai c'è la questione di parlare di in lista, dai. Ne parliamo in lista. Vabbè, ti ricordi che il dibattito sulla volontà a me mi è rimasto ancora sullo stomaco? È vero. Che non sono riuscito a trovare il concetto. Comunque penso che il prossimo dibattito concluderò quella cosa che mi è rimasta sullo stomaco. E non è facile, qui da queste parti si combatte ancora fra il fra la lotta fra necessità e volontà, non so se ti ricordi quel discorso. Esatto. Vabbè, poi ne parliamo. Sì, dai. Mandaci in lista, dai, così aggiungerò qualcosa. Dai, più tardi scrivo. Ok. Ciao. Ciao, bellissima. Ciao, grazie, ciao. Ah, finalmente, sono contentissimo. Una cosa volevo dire a Sasha. Sai, Sasha, che da lunedì dovrò imparare a usare i muletti? Tu che sei già capace di farlo. Pronto. Sì? Ciao, Marco. Ciao. Volevo chiedere una cosa, no? Esiste un parallelo nello studio, nell'esperienza che avete voi della persona umana, simile a quello che dice Franco, per esempio, quando Franco dice non è il cervello che pensa, ma sono io che penso. Quell'io che penso, voi come lo traducete? No, tra quello che è la visione di Franco Cararo, no? Sì. Cioè, Franco Cararo che divide molto fra le varie parti, no? L'anima, la mente. Sì. Noi non l'abbiamo questo. Perché cioè, quello che sta facendo lo sentirei meglio nella trasmissione di stasera, perché penso che lo toccherò. Fa parte della divisione aristotelica dell'uomo, della mente, dell'anima, le cose che vengono unite e distaccate, mentre noi come pagani politeisti perdiamo sempre di tutto uno, cioè io sono materia e penso perché sono materia, e questa materia si organizza in questo modo e ha il pensiero come qualità della sua azione. Questo tipo di pensiero ne può avere altre, ho un sentimento per cui ho anche un'anima, perché io ho un corpo di materia, cioè non è divise le cose, capisci? Così forse mentre invece, accetto meglio questo. Mentre che invece fra, ma anche tutte le religioni, c'è sempre un io che è separato dal corpo.
Esatto, io c'è questa tendenza a... La reincarnazione, no, per esempio, quando uno parla di reincarnazione, no? Sì. Sarebbe l'io che si reincarna, dove il corpo è solo un veicolo. Esatto, ecco, ma allora questo io che si reincarna, in sostanza, è una cosa molto sfuggevole, non come no, facciamo noi che abbiamo un corpo a poter... Non è che me lo puoi chiedere a me, devi no, noi non, abbiamo un corpo, noi siamo un corpo. Noi siamo un corpo. Noi, per il pagano politista, noi siamo un corpo, e proprio perché siamo questo corpo, abbiamo anche questo pensiero, queste determinazioni, questo modo di essere. Ma nella reincarnazione qual è il mio corpo? Ah, devi chiederlo a chi crede nella reincarnazione. Te l'abbiamo cancellata, non è più la reincarnazione. Noi non abbiamo... Ti liberiamo dalla reincarnazione. Ho capito. Noi non abbiamo questa credenza. No, perché poi un'altra cosa da chiedervi, no? Leggendo in un libro ho saputo che i preti cattolici, cioè se voi pagani venissero a dire, se voi pagani venissero a dire che in altri mondi o fuori dalla nostra galassia hanno scoperto, non so, forme di vita intelligente, simile ecco, a noi esseri umani, per voi vi creerebbe problemi una situazione? Come? Assolutamente, ogni pianeta tende a costruire la vita sopra se stesso, perché il fatto di trasformare, di costruire la vita è proprio di tutto l'universo. Ma gli dèi che muovono la vita qua, tra virgolette, lasciatemi passare l'affermazione, sono gli stessi dèi che condizionano la vita in un altro posto? No. Cioè, Demetra è la crescita. La crescita può essere dovunque. E chiaramente il loro sentire di quegli esseri della crescita sarà diverso da come lo sento io, però attraversa tutto l'universo la crescita. Ecco, sì, che per voi non creerebbero problemi, tra virgolette, teologici, insomma. Allora. Perché, per esempio, a un prete, a un cattolico, uno studioso, insomma, un teologo, non so, hanno chiesto se ci fossero forme di vita intelligenti simili alla nostra qui sulla Terra, in giro per gli spazi. Voi cattolici che cosa vi creerebbe una situazione del genere? E lui ha detto, beh, grossi problemi no, l'unico problema, ci sarebbe un problema, sì, ha detto l'interlo. E qual è? È capire se il contenuto della salvezza, della rivelazione appunto divina, che va bene per noi umani, possa andar bene anche per gli extraterrestri. mi viene da ridere, perché il problema dei cattolici è il fatto che loro sono passati 2000 anni a dire che Dio ha creato la terra, ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, dunque questo è l'uomo, e parla di immagine e somiglianza fisica, questo è l'uomo, questo è il centro dell'universo, perché Dio è il loro padrone, agisce qua. Quindi vorrebbero cristianizzare, tra virgolette, anche L'hanno già deciso, hanno già deciso che devono essere convertiti. Per me, capisci bene che se io considero tutta la natura un Dio e tutti i pianeti degli dèi, dirmi che ne sei 1000 o 100.000 non mi cambia assolutamente niente. No, ma adesso la buttiamo che sorride, ma è seria dal punto di vista monoteistico. No, è seria. Allora, la discussione, visto che Marco è un teologo aspirante, con notevole volontà, allora all'inizio sul discorso della vita extraterrestre, i monoteisti cristiani hanno avuto questo problema, cioè dire se esistono, sono già salvati, sono un stato di grazia o devono essere salvati, e questo erano i problemi teologici, esatto, che loro avevano avuto, e di conseguenza loro hanno dibattuto per moltissimo tempo. Alla fine la popolazione sono questi che sono da salvare, perché siccome la rivelazione è unica, e Gesù Cristo è venuto qua, non è nato da loro, allora loro sono nel peccato e devono essere salvati. Ecco, ma fino adesso, Francesco, chi li ha salvati? Quindi là? No, devono essere i cattolici italiani, i cattolici. Ma allora fino adesso il Padre Eterno come si è regolato con quelli? Cioè quelli li ha condannati tutti finché non arrivano i cattolici? Sono nel peccato, finché non arriverà il Papa, allora, a convertirli, loro sono nel peccato. Allora sfigati anche quelli. Esatto, bravo. Vabbè, buona giornata. Ciao. Preparati per qualche viaggio interstellare, in opera di missionario. Come gli Indios, come America Latina, come l'Asia, come tutti gli altri, sono da salvare, alzeranno roghi, alzeranno campi di sterminio, eccetera. No, ma il problema del politeismo è che noi non abbiamo problemi, perché se è vero, noi abbiamo una divinità, la chiamiamo così, la chiamiamo Zeus, la chiamiamo Giove, la chiamiamo anche tutti i nomi nordici, lo stesso, che è l'atmosfera. Però ogni pianeta ha una sua atmosfera. Per cui il fatto che ci siano 50 milioni di Zeus non ne frega niente a nessuno. Esatto. Perché ognuno di loro ha il proprio cammino
diciamo così, il proprio regno, dove esprimersi, il proprio territorio, e non si rompono le scatole a vicenda. Cioè, non è che... No, ma anzi siamo contenti che ci siano. Sì, appunto. Cioè, non è che lo Zeus del pianeta Venere, perché sappiamo che il pianeta Venere ha un'atmosfera, dunque c'è un Zeus anche sul pianeta Venere, viene a rompere le scatole allo Zeus della Terra. Non funziona in questo modo, eh. Cioè non è che uno è più vero o meno vero dell'altro, no, non funziona. Tutti devono vivere, questo sì, e tutti proteggono la vita, perché proteggere la vita è costruire se stessi, è il loro essere grandi. Però non è che si fanno guerra perché... Ma infatti il monoteista ha sempre questo problema, che quando si trova di fronte a qualcosa di che non conosce, che non sa, che non è citato, ha sempre il problema di ricondurlo all'interno della sua visione unica, e logicamente crea dei grossi problemi. Dimmi tutto. Parlando non ce li ha. Forte, sempre forte sti argomenti. Ma è sempre un qualcosa di strano, insomma, non sarei a ben dire a tutta la gente che le filosofie ormai se dovrei escluderle, insomma, tutte queste religioni che se ga se passai se sta e ha fatto i loro danni, qua sarà tempo che eliminare anche questa, non parlarne più. Abbiamo appena cominciato. Sì, che appunto Dio sta creando gli uomini per dominare altri uomini. L'uomo è Dio, in conseguenza il fatto per quello che riesce a fare e disfare, certo. Riesce, secondo me, a fare se stesso, nel senso crearsi sia nel bene o nel male, dipende da prevalenza che ha insita nella nascita. Sì. Ecco, allora, senza girare tondo, che purtroppo mi vorrei a un certo punto cercare di semplificare, senza cercare dei altri. E invece bisogna complicare moltissimo, perché la vita è fatta di tantissime forme e tantissime espressioni, capito? Sì, c'è tutta filosofia che è un'economia anche nella filosofia. Per alcuni è solo filosofia, hai ragione, per filosofia, alcuni. Si creano libri, testi per indagare, cercare, per carità, la ricerca è insita nell'uomo, si costruisce. Però è inutile, insomma, cercare questa forma di vita, da dove veniamo, dove andiamo. Siamo qua. E viviamo il presente intanto. Come, scusa? Viviamo il presente intanto. Sì, cioè viviamo il presente rispettando anche tutto il resto, tutto quello che ne circonda, anzi, c'è tante belle cose che ne dà da vivere, che altrimenti se ne fosse sarebbe ben triste. Un filo d'erba, semplicemente un fiore, ma sì, tutto il resto, tante masturbazioni filosofiche, appunto, che non ha più fine, se rivolta e rivolta continuamente in queste forme bibliche che è tutte grossi paradossi, controsensi, masturbazioni mentali, com'è? Alcune cose non esistono neanche, no? Cioè, le si trattano soltanto perché è doveroso farlo, ma non hanno neanche una loro realtà, in sostanza. Sì, in effetti, non ha senso, tutto controsenso, paure, drammi per imprigionare la mente umana, per non farla ragionare con la propria testa proprio. Vabbè. Niente, Claudio. Grazie. Grazie a te per la telefonata. Ciao. Finisco. Grazie infinite. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, dobbiamo chiudere qui la trasmissione. Mi spiace aver tagliato anche un po' Claudio, ma la trasmissione deve chiudere qua. Magia Stragonaria Paganesimo. Io vi do appuntamento per le ore 19. Claudio, alle ore 19 faccio una masturbazione cerebrale. Guarda. All'ennesima potenza, proprio penso che passerò i limiti, anche perché non l'ho preparata scritta, per cui resterà solo la registrazione se verrà fatta. Francesco, andiamo via. Io saluto, e chi ci vuole seguire c'è internet, e ci sentiamo giovedì prossimo. Probabilmente giovedì prossimo ci sarò soltanto io, perciò. Ciao a tutti, ciao. E a risentirci. Ciao, grazie.